siamo davanti al pastificio Agnesi. Dal giorno della chiusura, quindi dal funerale cosiddetto del pastificio a oggi, che cosa è cambiato? Non è cambiato niente. Aspetta, dal giorno... Ok. Dal giorno del funerale a oggi non è cambiato niente, anzi c'è solo una grandissima amarezza adesso vedere questa fabbrica chiusa. Scusate, ma... E qui ho passato 38 anni della mia vita. Prima c'era mio marito, poi ci sono entrata io. Per me è stata sempre una grande famiglia. E adesso per me è un dolore immenso vederla chiusa, perché Agnesi, secondo me, è Imperia, non è Fossano. Alla Agnesi sono rimasti 120 famiglie per la strada. Tanti hanno cercato un lavoro, l'hanno trovato, tanti miei colleghi sono a Fossano, però non è più la stessa vita che facevamo qua. E cosa posso dire? Posso dire che per me non alzarmi alle 5, venire a lavorare e non vedere più i miei colleghi, di non fare le nostre 8 ore, di non fare la pasta che facevamo, perché la pasta Agnesi era la numero uno nel mondo. E noi facevamo tutti i tipi di pasta che gli altri pubblicizzano, noi li facevamo qua, ma era una pasta d'eccellenza. Facevamo la pasta Gemma, che non la farà più nessuno, la faceva solo Agnesi. Agnesi aveva mulino, aveva acqua, aveva tutto quello che poteva avere un pastificio. Non era obsoleto come hanno fatto credere, ma era un pastificio d'eccellenza. Solo che l'hanno fatto credere che non andava più bene perché gli conveniva a loro. Tutti i politici non ci hanno aiutato, hanno fatto solo le passerelle perché gli faceva comodo e basta. Adesso siamo in Manascaiola. Ha promesso nella campagna elettorale che avrebbe chiamato Colussi. Io personalmente non ci credo, però gli voglio dare fiducia e speranza. Vorrei solo sapere cosa ne sarà di questo immobile, edificio, cosa ne sarà di questo edificio. Ecco, perfetto.